Tanto bene l'ha fatta prima quanto male l'ha fatta adesso. No, adesso si è strizzato. No, ma su tutte le formiche. Da dove siete arrivate, cazzarola? Non volevo. No, sono sotto là. Oh, niente, eh. Ma perché diavolo? Era lì appoggiato appena appena. Questo secondo me non riusciamo a portarlo là, l'ho tagliato per niente. Su attaccato. Vai. Dentro che arriva il Vito, eh. Lungo. Dai Spampi, che tagliamo qualcosa e non lo mettiamo. Qui, lì, taglialo via pure. Qui a destra di te. Ascolta, io qua non so cosa c'è dentro, ma lo chiudo, eh. E anche la protezione di quello. Ma anche questo. Io questo qua lo vado a mettere là, perché sennò. Ma questo non devi toccarlo. Questo questo l'ho preso. Anche questo qua andava bene, cazzarola. Bisogna mettere una po' di roba. Sì. Ci voleva. Ascoltatemi, ma non lo sai, se a casa i cancelli. Andiamo a prendere un paio e li portiamo qua. Tutto a posto, Fred? Hai guardato la minchia c'è ancora? No? Guardate che c'è quello. No, quello lì. La testa sulla destra. No, lo tagliamo da metter lì. Ah, ecco, lo faccio. Quale vuoi tagliare? Questo qua. Cazzo, questo ma qua. Ma dove? Ma sei scemo? Almeno cade giù. Prova. Esatto, è quello che sto curando, infatti. Così, al contrario, era giusto, si sta tirando giusto. Dai, ancora sta prendendo giusto. Devi tirare. Con la sega. Tira. È tagliato, eh. Via, a mezzogiorno tagliamo dentro. Come fai a tagliato? È tagliato. Devi tirare. Non tiro, ma neanche per sogno. Ma cazzo, di là. È tagliato tutto. E sono lì appoggiato, Ora sì. E mo? Adesso buttalo
giù, verso il no, no, alzalo, alzalo sotto. Bravo, adesso viene giù questo. Ecco, togli in due pezzi, va. E lo mettiamo qua. Ecco, lo prendiamo e lo mettiamo qua. E lassù. E mo? Questo è tosto, eh? Ciao! La domenica mi fate tribulare. Passiamo di qua. Dai! No! Ce la fai a tenerlo, Lede? Io sì. Vai lassù di là. Dai. Dai. Ma ci vuole qualcun altro che lo prende, come cazzo fai? Qua si è ritirato, eh. Non vedi che si è ritirato? Tira. Un strunzo si è ritirato, eh. Aspetta, uno, due. Dammi il mio zaino. Io lo butto giù, così. Aspetta e metto in mezzo i coglioni. Uno, due, tre. Oh, boh, oh. Adesso gira, cerca... dietro, gira. Gira così. Vai. Passa di qua. Aspetta, aspetta che lo lasciamo. Poggialo, c'è lì il Vito che se lo tiene. Io non posso perché c'è l'altra pianta. Questo Fred, ti stai facendo fare di quello vuoi per salvarti la vita. Esatto. Basta. Dai, tira qua anche quell'altro e siamo a posto. Troppo lungo, tagliamo. Tagliamo. Infatti ho aspettato apposta a metter via. Non di là. Non di là. Digli, adesso la prossima volta lo so. Non farlo prima che cadesse però. Ma sempre dopo, cara. Quando vieni su devi già stare in piedi dove devi poggiarlo. No, ma lui ormai lui era rilassato. Hai ragione, ero sereno, figa. Per quello. Lui ormai aveva fatto tutto. Figa, è arrivato qua, so che bravo. Figa, faccio tempo a mettermi dietro, lo comincio ad andare. L'hai fatto spaventare di bestia, Figa, qua ti viene addosso, ti fa male. Ti fermi in un tronco, ti viene addosso, la moto, se si fermava, invece cominci a attuare, è quello che ti fa male. Lui se ti rotto, va bene. Ma ci conviene metterlo su e dopo tagliamo via, mica farlo corto. Sì, mettilo. Come fa a girare qua? Dai, lo buttiamo in là e lo tiriamo. Taglialo di più, è lunghissimo. No, va bene, va bene. Allora. Taglia via questo che dà fastidio. Tanto adesso si rompe. Poi voglio morire. Questo. Butta dentro, fa da fondo anche lui. Adesso è lì. Bruttaglielo là così. Fa niente, in mezzo, bravo, buttalo dentro in mezzo. Tolele. Ma il Vito perché si è messo in quella posizione così pericolosa? Perché non c'è spazio. Dai. Io sto morendo, mi devo fermare. No, ma va? No. Cioè io sto schiattando più che morendo, Figaro. Ma che bello. Ascolta, adesso fra un po' va giù un po' di roba, cazzo si stabilizza adesso, tutto, dai. Sì, con le moto. Ma... Mettiamo giù terra. E il Gargamella? Il Gargamella se la sa già. Abbiamo la moto da avrà pensato che siamo attenzionati indietro fuori. Poi è andato dentro il topo morto, è caduto giù. Se cade a piedi ti veniamo a prendere domani. Tanto tu domani non lavori in questa casa. Minchiazza. Ma come funziona? Giro avventura è sempre tosto, Ma è mica l'unico strunzo. Se sono già erba caricata. Io non posso incominciare a lavorare, vi mandate a caricare. Pietro, un po' di tè bollente. Già fa caldo. Bel ruent. Ecco.
Pensate che avete tutto il torrente da fare prima di arrivare a casa. Sì. Forza. Che non abbiamo più controllato da...